Bene, buongiorno a tutti, vi ringrazio per essere qui a questa presentazione e volevo iniziare con alcune domande per capire un attimino il vostro livello linguistico, no? Quindi quanti C1, C2 ci sono di italiano? Beh, allora andiamo bene, B1, B2? Ok, quindi pochissimi A1, A2? Bene, comunque cercherò di essere abbastanza, di parlare abbastanza piano anche per chi è principiante. Ragazzi, sapete la cosa? Le domande mandiamola e dopo lo useremo. Bene, io ho preparato una fotocopia a colori con una cartina dell'Italia, che è quella che trovate anche qua. Però sono solo poche copie. Adesso verrà distribuita. Magari la potete prendere uno in due, uno in tre, dipende quanti siamo. Quindi il tema di cui parlerò oggi... io ho messo questo titolo un po' a effetto, no? L'ho scelta apposta per il Gathering, no? Quindi il paese poliglotta, perché in effetti l'Italia nasconde, perché spesso appunto non si sa, non si conosce, una grande varietà linguistica. E non la conoscono gli italiani, figuriamoci, spesso all'estero è ancora peggio. Quindi volevo iniziare con qualche domanda, sono domande in realtà retoriche, però ve le faccio, no? Quindi, secondo voi, quale lingua parlano gli italiani? Infatti, poi lo vedremo. Ora, molti pensano che in Italia si parli solo l'italiano, In realtà no, si parlano tante altre lingue, e alcuni sono dialetti, ma... tra virgolette, altri sono altre lingue nazionali europee e appunto in questa presentazione cercheremo di vedere quali. Quindi in italiano, in Italia si parlano altre lingue oltre all'italiano? Sì, ok. Poi un'altra domanda che forse anche questa può sfuggire. Quando è nata l'Italia? Ok, perfetto, quindi l'Italia è un paese giovane, molto giovane, quindi ha poco più di 150 anni, ok? E questo è importante per il nostro argomento. Allora, la nascita dell'Italia, quindi l'Italia nasce appunto come Stato solo nel 1861, quindi per avere l'idea delle proporzioni, l'Italia ha 158 anni, Qui avete una cartina degli antichi stati italiani, più o meno qui siamo nel 1500, ok? Allora, vedete, c'è a est la Repubblica di Venezia, ok? Questo stato è il più longevo, il più duraturo della storia del mondo, È durato 1376 anni, ok? Questo per capire la differenza di proporzione tra l'Italia e uno stato precedente come la Repubblica di Venezia. Ora, questo serve a capire un dato fondamentale. Quando l'Italia è nata, quindi 1861, quanti italiani sapevano parlare l'italiano? Meno o circa il 2,5%. Pochissimi, ok? E tutti questi praticamente erano in Toscana, ok? Perché in Toscana? Cos'è l'italiano? L'italiano è il toscano, esattamente come lo spagnolo è il castigliano. Anzi, più precisamente, l'italiano è il fiorentino. E ancora più precisamente è il fiorentino del 1300. Cioè, noi in Italia parliamo una lingua che più o meno si è fermata al 1300. Questo è interessante. Cioè, era la lingua letteraria usata dai tre grandi della letteratura italiana e delle origini, cioè Dante, Petrarca, Boccaccio. Il fatto interessante è che per... aspetta, vediamo. Ma è scritto qua? No, è di blu. Ah, no, cioè si è affermata... Ah, no, si è fermata a 1300, fermata. Sì, sì, nel senso che non ha... che essendo una lingua solo letteraria non si è più... modificata in maniera sostanziale, forse negli ultimi 50 anni un po', perché appunto è una lingua letteraria
scritta ma non parlata. Allora, quando parliamo di evoluzione linguistica, intanto tutte le lingue cambiano continuamente e cambiano secondo delle regole precise, che sono regole scientifiche. Però una lingua per cambiare deve essere parlata. Se non è parlata, non cambia, ok? Inoltre, la lingua orale cambia molto più rapidamente della lingua scritta, ok? La lingua scritta è conservativa. Questo spiega perché in genere si dice, no, l'italiano è facile scriverlo, è facile pronunciarlo, perché c'è un'alta corrispondenza tra grafia e fonetica, tra scrittura e pronuncia. In realtà non c'è una corrispondenza assoluta, non c'è nessuna lingua, perché noi usiamo l'alfabeto latino, che era un alfabeto nato per un'altra lingua, quindi un po' di adattamento c'è sempre, no? Però rispetto al francese o all'inglese, ad esempio, l'italiano ha una corrispondenza molto più alta. Io qui ho messo un esempio, cioè una parola italiana con 7 lettere e 7 suoni, e la stessa parola in francese invece ne ha a 7 lettere ma 4 suoni, ok? Poi un'altra domanda vi faccio. Quindi, se il 2,5% parlava italiano solo, quale lingua parlava il restante 97,5%? Principalmente parlavano uno dei dialetti italiani, cioè ligure, veneto, siciliano, napoletano, sardo e via dicendo. Qui ho messo appunto, per esemplificare, la bandiera, la croce di San Giorgio, la bandiera della Repubblica di Genova, quindi il ligure, e il leone di San Marco, che è la bandiera, quindi simbolo del Veneto, ok? Però qui veniamo a un punto importante, lingua e dialetto. Allora, ci sono delle convinzioni nel senso comune spesso sbagliate sul dialetto, Addirittura una volta si pensava che il dialetto, i dialetti italiani derivassero dall'italiano, addirittura fossero storpiature dell'italiano, Non è così. Dal punto di vista linguistico non c'è differenza tra lingua e dialetto. Un dialetto è a tutti gli effetti una lingua. Ha una sua fonetica, una sua grammatica, un suo lessico. Non importa se non esiste una grammatica scritta. La grammatica di una lingua è nella mente del parlante nativo. Ok? Quello che noi scriviamo sui libri di grammatica è solo una rappresentazione imperfetta e parziale di quello che è nella mente del parlante nativo, ok? Quindi la differenza tra lingua e dialetto riguarda il piano sociolinguistico, cioè per esempio gli usi che se ne fanno, no? Spesso il dialetto, oggi come oggi, è parlato in famiglia e non al lavoro, non ovunque, però spesso è così. Oppure la differenza sociale, cioè la considerazione sociale che ha il dialetto. Per molti anni il dialetto è stato considerato simbolo di povertà, simbolo di emarginazione sociale, cioè per emarginarsi, per diventare migliori bisognava abbandonare il dialetto, imparare l'italiano, e quindi era considerato socialmente in qualche modo negativo. A livello culturale, per esempio, spesso le lingue, anzi quasi sempre, una lingua ha una tradizione letteraria, almeno se parliamo delle lingue del mondo occidentale, ad esempio. Però spesso anche i dialetti hanno una tradizione culturale, il veneto, il dialetto napoletano, il genovese, l'hanno avuta. E poi il piano politico è importante, perché in genere una lingua è riconosciuta ufficialmente, Un dialetto spesso non lo è, può essere protetto ma non riconosciuto come lingua ufficiale. Quindi, cosa sono i dialetti italiani? Sono lingue romanze o neolatine, cioè appunto che derivano dal latino, esattamente come l'italiano, il francese, il portoghese. E tra l'altro, tra i dialetti italiani non c'è intercomprensione, cioè se io parlo piemontese e uno parla calabrese, non ci capiamo, cioè, assolutamente, ok? Sono appunto dialetti italiani o lingue italo-romanze, perché hanno l'italiano come lingua tetto di riferimento,
Non sono però dialetti dell'italiano, è la differenza importante, dialetti italiani, ma non dialetti dell'italiano, ok? Perché? Perché sono fratelli dell'italiano, non figli, eh? Non è come l'inglese parlato in Nuova Zelanda o l'inglese parlato in Scozia, che vengono dall'inglese, no, vengono dal latino, ok? Poi anche in Italia ci sono i veri dialetti, ed è l'italiano regionale. L'italiano regionale del nord è un po' diverso da quello del sud, però ci capiamo, eh? Anzi, se io sento parlare un italiano nativo, se sono un italiano nativo e sento parlare un italiano, vi so dire da dove viene, eh? Perché da quello che noi chiamiamo accento capiamo la regione o addirittura la città di provenienza di questa persona. Quindi i dialetti italiani nascono dal diverso modo in cui il latino si è evoluto nelle varie parti d'Italia. Il latino letterario era unico, però il latino volgare, quello parlato, era già diverso. Perché? Perché i romani sono partiti da Roma, giustamente, poi hanno conquistato tutta l'Italia e gran parte dell'Europa e del mondo mediterraneo, e lì si sono fusi con i popoli locali, ok? Però questi popoli hanno cominciato a parlare un latino modificato in qualche modo dalle loro lingue originarie. Si chiama effetto sostrato, ok? Si è creato una specie di strato più basso che ha influito sul latino. Ad esempio, il nord Italia, la pianura padana, per i romani all'inizio non era Italia. È stato Augusto poi che ha fatto entrare in Italia il nord, eh? Però era la Gallia cisalpina, cioè c'erano i Galli, quindi erano popolazioni celtiche, come in Francia, come in Inghilterra, come in Galles, come in Scozia. E infatti i dialetti del nord appartengono alle famiglie delle lingue gallo-italiche. Ecco, questa è una cartina in cui appunto ci sono i popoli preromani. Vedete che al nord ci sono i Celti, i Veneti, i Liguri, che erano un popolo a parte, forse pre-indoeuropeo, un po' come i Baschi, al centro gli Etruschi, gli Umbri, i Latini, e poi più a sud, ad esempio, c'erano i Greci, eh? C'era la Magna Grecia. Questo spiega molto a livello linguistico. Infatti, se noi confrontiamo questa cartina con quella dei dialetti italiani, vedete che è molto simile. È evidente la somiglianza, ok? E anche con quella degli stati che sono nati dopo, c'è una certa corrispondenza. Quindi, come si suddividono i dialetti italiani? Abbiamo due grandi gruppi, dialetti settentrionali e dialetti centro-meridionali. La linea di confine è la linea chiamata gotica, ok? Una volta si diceva La Spezia Rimini, in realtà è Massa Senigallia, perché nel nord della Toscana, Massa e Carrara, si parla emiliano, nel nord delle Marche, la provincia di Fano, si parla romagnolo, ok? Anche se spesso non si sa. Infatti Senigallia probabilmente si chiama così perché era il punto in cui sono arrivati i Galli, ok? Però attenzione, questa linea di confine non divide solo i dialetti italiani, divide tutto il mondo romanzo neolatino in due grandi gruppi, la Romania occidentale e la Romagna orientale. Quindi i dialetti del nord appartengono alla famiglia occidentale, assieme allo spagnolo, francese, catalano, mentre invece quelli del sud e il toscano appartengono a quella orientale, con il rumeno, l'italiano, e anche il dalmatico, che è una lingua estinta. Si parlava sulle coste adriatiche della ex Jugoslavia, ok? Allora, che differenze ci sono? Ci sono differenze grandi, per esempio anche a livello fonetico. Ci sono suoni, qui purtroppo non si vede su questo computer i caratteri IPA, perché non sono installati nel computer. Comunque, insomma, praticamente questi sono i suoni U,
è e, che non ci sono in italiano, però si trovano in francese. Nei dialetti italiani li trascriviamo come in tedesco, con l'umlaut o con la dieresi, ok? Differenze morfologiche. Molto spesso nei dialetti del nord le parole finiscono per consonante, non per vocale, tranne la A. Questa è una grande differenza con l'italiano, dove tutte le parole più o meno finiscono con la vocale. A livello grammaticale, in italiano io posso dire vado a casa, non serve il soggetto. Nei dialetti del nord è obbligatorio, per esempio in ligure me e vagu, io vado, oppure lui i vin, lui viene. Anche se metto il nome, devo dirlo, Marco i va, non posso dire Marco va, Marco i va, cioè il soggetto, doppio soggetto obbligatorio, ok? Oppure a livello lessicale, per esempio sempre in ligure, lavorare si dice travagià, che è molto simile al francese o allo spagnolo, ok? Poi, quindi, quali sono i dialetti settentrionali? Quindi, sono parlate nelle zone in cui vivevano popolazioni celtiche, quindi sono i gallo-italici, piemontese, lombardo, ligure, emiliano, romagnolo. In ligure, in realtà, i liguri non erano celti, però si sono mischiati ai celti. Per questo il ligure è un dialetto gallo-italico. Il veneto, invece, è a parte, dove abitavano gli antichi veneti. Il friulano, parlato in Friuli. Il ladino, che è parlato nelle Dolomiti, sia in Trentino che in Veneto. Attenzione, perché ladino e friulano sono considerati non lingue italo-romanze, ma retto-romanze, dalla popolazione dei reti che abitava sulle Alpi. E pare che fosse un unico grande gruppo linguistico assieme al romancio, che è una delle lingue ufficiali della Confederazione Svizzera. Poi, i dialetti centro-meridionali. Allora, quelli del sud e del centro non corrispondono così bene alle regioni come quelli del nord, però si dividono in tre grandi gruppi, quelli mediani, quelli meridionali e quelli meridionali estremi. Quelli estremi sono diversi perché erano le zone abitate dai greci, ok? Quindi le zone della Magna Grecia. Poi c'è il sardo, che è un po' a parte perché appunto è un'isola, ed è uno delle lingue neolatine più vicine al latino. Però non si parla in tutta la Sardegna. Per esempio nel nord della Sardegna si parla una variante diversa, il sassarese e gallurese, che è influenzato dal corso. Il corso è molto più simile al toscano. Ok? Adesso vi faccio ascoltare, e così per divertimento, una piccola clip in cui c'è un cartone animato Cenerentola, però doppiato in genovese, per far vedere che i dialetti sono ancora vivi, no? Li usano. Vediamo se va a internet, se no c'è anche sul. Se no ho il file originale. Andiamo sulla cartella. Questa qui, la prima. Così intanto facciamo un po' di alleggerimento, se no è troppo pesante la lezione. Mario c'ha. Mario c'ha. Dire cara Mario c'ha. Come sono chi? Perché le due c'ha bene, non di su. Non sono segreto, ma devi dare sempre a dormire. No, ma che te dato, come sei? Perché le due stipi, Con quel letto a mezzogiorno. Maria Assunta, esite! Maria Assunta! Non senti? Vedi le strade subito perché ti squicco. Sei carina, Esite! Esite! Cos'è che ti vero? Se lo vai stai subito vedere liscio per te maledetta e vergognosa che non sei altro. Non mi sono essa! E vedi la lavata a un muro, brutta cretina ignorante che non ti è altro. Severina! Se lo dite esita che non hai tutto un zio che ti dà quel pento qui che ti ha imperso come una casa. E cosa ti succede stamattina? Vedi, o breve, a venerdì. O breve. Ah, brutta cretina, costi che due mussarelle a posto le mani.
Mettiti sui tamponi perché arrivo breve. Allora, se non arrivo breve mi metto a dormire. Oh, lo dico. Ammarabacci cico con che due nesce il succubo. Il succubo? Allora, non ci dice niente. Ma lui non hai capito. Nesce come gli altri, mi non lo conoscevo mai in tutta me. Sei così stordia che non riuscissi manco a trovare in breve in panete o l'erba in mano. Tanto che sei stupida, mi sperava che avesse la scangione da culo allo schiavo, perché così tanto scemo mi pensava che non puoi le fare, due dice. Prende la bagascia. Ma mio prego, non fai giù bene. Manco... Ok, era solo per avere un'idea, no? Ora, volevo capire, chi parla italiano a livello C1, C2, quanto avete capito? Stefano ha capito, perché lui forse parla, tu parli in dialetto lombardo anche, no? Allora vedi che ci siamo, insomma, però chiaramente già un italiano del sud qui non avrebbe capito niente, quasi, no? Sì. Io ho capito metà. Tu, però Cesco è un caso a parte, è un caso unico, quindi... No, però il mio dialetto, diciamo, il dialetto di base effettivamente c'è come meridionale. Sì. Quindi è normale che non abbia capito. Sì, beh, certo. La cosa unica che ho capito è brutta cretina. Ah, beh, sì, quello. Quello. Avete sentito anche l'accento, no? Non so se è molto simile al brasiliano, l'accento genovese. C'è un po' questo accento qua. Comunque, andiamo avanti. Perché forse questo è un accento un po' più del Levante, ligure. Perché non c'è un ligure standard, no? Comunque andiamo avanti perché il tempo stringe. Allora, ecco, volevo farvi un caso particolare, no? Questo caso qua è il tabarchino. Il tabarchino è un dialetto ligure, genovese, no? Ma dov'è parlato? È parlato in Sardegna. In Sardegna è un'isola, due piccole isole nel sud-ovest della Sardegna, che sono l'isola di San Pietro e l'isola di Sant'Antioco, dove ci sono due cittadine, Carloforte e Calasetta, dove si parla ligure, genovese, una variante che si chiama tabarchino. Perché il nome deriva, è una storia incredibile, deriva da una, vi faccio vedere, da un'isola, anzi uno scoglio che è di fronte alla Tunisia, Tabarca, che è qui, dove praticamente la Repubblica di Genova nel 1500 manda dei coloni a pescare il corallo. Questi vanno, partono 300-400 persone, vanno a vivere a Tabarca, vivono lì 200 anni, poi il corallo finisce, Genova perde potenza, i tunisini vogliono riprendersi l'isola e loro devono scappare. Non sanno dove andare, chiedono asilo al re di Sardegna, che aveva appena preso la Sardegna e voleva e colonizzare queste isole disabitate, e quindi fondano Carloforte e Calasetta. Però una parte di loro va in Spagna davanti a Alicante e fonda l'isola di Nueva, cioè la città di Nueva Tabarca, ok? Però là a Nueva Tabarca il dialetto si è perso completamente, anche se loro si ricordano ancora la loro origine, hanno ancora cognomi genovesi, no? E hanno rapporti con i tabarchini. Invece a Carloforte è rimasto, perché? Perché sono circondati da sardi, no? Che parlano una lingua completamente diversa, e quindi loro hanno mantenuto rapporti con Genova e hanno mantenuto il dialetto. Quindi è un caso eccezionale, perché abbiamo non solo l'isola di un'isola, ma l'isola linguistica di un'isola linguistica. E la cosa incredibile è che ancora oggi la totalità della popolazione parla come lingua nativa il tabarchino. Chi non lo parla è perché è sardo, è andato a lavorare lì. Se voi andate là, nelle strade, i bambini di 4-5 anni giocano a pallone per le strade, parlano ligure. Al supermercato la commessa parla ligure col cliente. Per noi liguri è una cosa incredibile, no? Perché da noi mai si parla poco, no? Quindi... Ecco, anche a livello culturale di alimenti, è veramente una confluenza di cose diverse. Per esempio c'è il pesto genovese, ma c'è il couscous tunisino, che loro chiamano cascà, che hanno preso da Tabarca, ok? Ora,
Un'altra curiosità. Parliamo di toponimi, cioè i nomi dei luoghi. Quando è nata l'Italia, nel 1861, i geografi militari hanno cominciato a girare l'Italia per italianizzare i toponimi. Perché le città più importanti avevano un nome toscano, no? Erano conosciute, ma i piccoli posti, i fiumi, i torrenti, i monti, le valli, non avevano un nome italiano perché non erano conosciute in Toscana, no? Quindi loro hanno dovuto cambiare tutti i nomi. Ora vi faccio una cosa divertente. Che città sono queste? Sono tutte città italiane, anche se non sembra. Bergamo, Como, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Genova. Genova è la più diversa, forse. Allora, ancora nel 1950, attenzione, quindi 100 anni dopo l'unificazione, la maggior parte degli italiani aveva una lingua nativa diversa dall'italiano. Oggi però gli italofoni sono la maggioranza. Anche se però i dialettofoni sono esclusivi, sono pochissimi, quelli che parlano solo dialetto. Ci sono ancora qualche anziano nel sud a volte che parla solo dialetto, è rimasto. Però la maggior parte degli italiani sono diglossici, cioè bilingui. Quando si parla di dialetti si parla di diglossia, perché in genere lo si usa il dialetto in casa e magari l'italiano al lavoro. Poi dipende, in Veneto si usa il dialetto al lavoro. Gli immigrati che arrivano in Veneto a lavorare imparano prima il dialetto dell'italiano, ma anche in Lombardia succede a volte, forse Stefano può confermare. Quindi come hanno imparato l'italiano gli italiani? Con la scuola pubblica, quindi i bambini andavano a scuola, i miei nonni hanno imparato l'italiano a scuola, con metodi assurdi, perché imparavano a leggere e scrivere in una lingua che non era la loro lingua nativa, ma non con metodi L2 che usiamo oggi della grotta didattica, con metodi assolutamente inadatti. Il servizio militare, mandavano gli italiani nelle varie parti del paese e dovevano parlare una lingua comune. Però ancora nella prima guerra mondiale c'erano gli interpreti, quando gli ufficiali davano gli ordini c'era un interprete che traduceva ai reparti. Se c'era un reparto di calabresi magari non capivano, l'ufficiale era piemontese, non si capivano. Poi l'emigrazione interna dalla campagna alla città, dal sud al nord, era la televisione, ma è soprattutto dopo gli anni 50 con la RAI, la TV pubblica, che l'italiano entra in tutte le case. Poi, altre lingue parlate in Italia. Ci sono altre lingue neolatine o dialetti che fanno riferimento ad altre lingue neolatine e anche a lingue di altre famiglie linguistiche. Alcune di queste sono riconosciute come minoranze linguistiche. A volte addirittura vige il bilinguismo, ok? Tra l'altro sono protette anche il ladino, il friulano e il sardo, da una legge nazionale, anche se i linguisti non erano d'accordo, perché loro dicevano no, se tuteliamo ladino, friulano e sardo, dobbiamo tutelare qualsiasi dialetto italiano, perché non c'è differenza, ok? Abbiamo tre minoranze nazionali, Il francese è lingua ufficiale in Val d'Aosta, il tedesco in Alto Adige, io preferisco chiamarlo Sud Tirolo, lo sloveno in Friuli Venezia Giulia. Però in realtà si tratta di lingue amministrative o di cultura, perché la lingua veramente parlata non sono queste. Quindi minoranze linguistiche francesi. In Val d'Aosta si parla il franco provenzale, il patois, che è parlato anche in Piemonte, in alcune valli, circa 90.000 parlanti. In Piemonte, Cuneo e Torino, nelle valli alpine, si parla l'occitano o provenzale. Era la vecchia lingua doc, del sud della Francia, con una tradizione letteraria, i trovatori, che ha influenzato Dante, i primi poeti italiani. Ci sono anche due isole linguistiche nel sud Italia, in Puglia e a Guardia Piemontese in Calabria, perché i valdesi
una minoranza religiosa diversa, sono emigrati lì per scappare da persecuzioni religiose. In Puglia dove? In Puglia, ora non ti so dire, sono pochi centri, che io non conoscevo nemmeno, non sono famosi. Guarda Piemontese invece è abbastanza famosa anche per il nome, perché... Ecco, solamente una nota, questo è un film bellissimo, italiano, Il vento fa il suo giro, però è parlato in gran parte in lingua occitana, è un detto, un antico detto occitano il titolo, e Laura fai son vir, questo è un occitano. Poi un gruppo musicale occitano, piemontese, i Low Dolphin, sono molto bravi, hanno fatto vari CD. Invece passiamo al tedesco, allora... In Sud Tirolo si parla il tirolese, che è un dialetto di tipo austro-bavarese. Poi c'è il dialetto valser, che si parla in alcune valli della Val d'Aosta del Piemonte, è un dialetto di tipo alemannico. Il mocheno, che si parlava in Trentino, ma ora è scomparso, è rimasto della toponomastica, e addirittura aveva dato origine a un misto tra tedesco e romanzo, che era lo Slambrot, un misto tra probabilmente lombardo e tedesco, ok? Il canenziano, che si parla a Sappada in Veneto e vicino a Udine in Friuli, e poi il cimbro, che è un antico dialetto bavarese che si parla sull'altipiano di Asiago, in Lessinia in Veneto e a Luserna in Trentino. Ecco, questo è ogni anno sull'altipiano d'Asiago c'è il Festival Cimbro. Vedete, c'è anche la toponomastica cimbra, questo Barental, credo che si pronunci, no? C'è un autore, Mario Rigoni Stern, è molto bravo, che ha scritto dei libri sull'altipiano di Asiago. Ad esempio questa storia di Tönle, che è un romanzo favoloso, bellissimo, vi consiglio di leggere. Questo è Asiago, credo che si pronunci Slege in cimbro. Una curiosità, nel cimbro, sapete che gli eschimesi avevano tante parole per dire la neve, no? Ecco, in cimbro c'erano 8 parole per dire la neve. C'era la neve, la prima neve dell'inverno, la neve di fine inverno, la neve vecchia della primavera, la neve di marzo o della rondine, la neve di aprile o del cuculo, la neve di maggio della quaglia, la neve d'estate o delle vacche. Pensate che mondo che si è perso. Anche perché Asiago, italiani e austriaci, ci hanno fatto la guerra, prima guerra mondiale, hanno distrutto tutto, prima gli italiani e poi gli austriaci, una cosa incredibile. Anzi no, prima gli austriaci e poi gli italiani, perché hanno fatto la doppia invasione. Ecco, questo è una cerimonia, e cimbra con i costumi. Volevo farvi ascoltare solo un 20 secondi di telegiornale cimbro. Se qualcuno parla tedesco qua, sì. Ah, questo sì, grazie. Solo. Burkent auf die Zimbarierte. 1996, 2006. Per Dokumentationszentrum Luzerne war es so ein erst und 20 Jahre. A lange Zeit, wo der Blase Leute haben gearbeitet, außer ihr stabil Auslegung, wo der haben geredet, wo Natur, Kultur und wo Sorge. Und haben gemacht kennen Luzerne in der ganzen Region und außer. Pit Nonder, Pit Aus von Bruck und Pinakotheca von Real Martin Pedrazza, wo da gehören Hertha in Dokumentationszentrum Museum, haben sie... Ok, era solo per dare uno... Possiamo tornare alla slide, va? Era solo per... Come vi sembra? Qualcuno che parla tedesco? Molto simile. Anche abbastanza simile al romancio. Al romancio anche? Sì, sembra molto romancio. Grazie. Bene, vado avanti un po' veloce perché... Allora, altre minoranze linguistiche in Italia. Abbiamo lo sloveno,
che ha parlato sia nei territori ex austriaci di Trieste e Gorizia, sia nella zona di Udine che apparteneva a Venezia ed era la Slavia Veneta. Abbiamo il croato, ha parlato in alcuni comuni del Molise. Abbiamo l'albanese, un albanese antico, l'arberesh, che ha parlato in molte regioni del sud. Addirittura ha dato origine alla tradizione letteraria albanese nata lì, ma immaginate. Poi un caso unico, la Val Canale a Tarvisio, in Friuli, è l'unico pezzo di territorio italiano che è al di là dello spartiacque alpino, quindi se le acque dei torrenti vanno nel Danubio, vanno nel Mar Nero. Ecco, qui nella stessa valle, in pochi chilometri, si parla friulano, tedesco o sloveno, cioè si incontrano le tre grandi famiglie linguistiche europee, è un caso unico, romanzo, germanico, slavo. Poi altre minoranze linguistiche, il greco, o grecanico, o greco, parlato nel Salento, in Puglia, e nell'Aspromonte, in Calabria. Non si sa se deriva dalla Magna Grecia o dall'epoca bizantina, i linguisti si scontrano, ma il catalano ad Alghero, nel nord della Sardegna, perché la Sardegna fu conquistata dagli aragonesi, poi divenne spagnola, è ancora parlato. Poi non bisogna dimenticare le lingue delle minoranze rom o zingare, quindi il romanes, credo si pronunci, e infine l'ebraico utilizzato come lingua di culto dalla comunità ebraica italiana. Ecco, poi io per finire però lascerei spazio alle domande. Avevo portato due canzoni solamente da farsi ascoltare un pezzettino. Questa è Fabrizio De André, uno dei più grandi cantautori italiani, che ha fatto nel 1984 un album tutto in genovese, si chiama Cresa de Ma, e ha rivoluzionato la musica, la world music, la musica folk, no? Mondiale. Questo è è la prima strofa, giusto per avere un'idea di come suona il genovese. Poi semmai se ne vale un po' di tempo dopo le domande, però vediamo. Invece questo, è troppo lungo da fare. Questo invece è un cantautore lombardo del lago di Como, si chiama Davide van de Sfros, non è olandese, è un gioco di parole, Van de Sfros in lombardo vuol dire vanno di Frodo, perché erano i contrabbandieri che portavano le merci tra l'Italia e la Svizzera, e quindi si chiamava, dicevano Van de Sfros, vanno di Frodo, Frodo vuol dire contrabbando. Questo è una sua canzone in dialetto lombardo. Forse riusciamo a sentirne un pezzettino? Sì? Ok, allora riusciamo, forse se c'è tempo, riusciamo a sentire un pezzettino di Cresa de Ma, No, non parte più adesso, come mai? Intanto guardo le domande così. Questa è la cornamusa macedone, perché loro hanno creato un sound, una sonorità mediterranea, prendendo strumenti dai vari popoli mediterranei, no? Come il buzuki greco, l'ha fatta apposta, è un'operazione colta quella di De André, no? Questa cornamusa macedone, poi c'è il buzuki greco, il sax arabo, molte...
Ok? No. Benissimo, allora vediamo le domande. Allora, quali consigli dareste agli stranieri che imparano l'italiano nei confronti dei dialetti? Beh, allora, no, oggi come oggi non è un problema, nel senso che, cioè, immagino che la domanda sia riferita al fatto posso avere problemi con i dialetti in Italia? No, perché comunque ormai tutti parlano italiano, a parte magari qualche zona dell'Appennino calabrese, no? Oppure qualche zona, insomma, qualche valle isolata, no? Persone anziane, parliamo di ultra settantenni, ottantenni, no? Quindi ovunque voi andiate si parla italiano. Però è chiaro che potete, vi può capitare che se andate a lavorare in Italia, i vostri colleghi, per esempio, nell'edilizia in Veneto, parlino veneto normalmente. Infatti gli immigrati imparano il veneto, o imparano il lombardo. Quindi, però, se voi siete in Italia per pochi giorni, per vacanza, per studio, tutti si rivolgono a voi in italiano. Se poi vi, in qualche modo, inserite di più nella società, allora troverete chi parla dialetto e magari imparerete a riconoscere qualche dialetto anche, o imparare qualche parola, diciamo. Però non è un problema, non è un problema, assolutamente. Grazie. Poi, quali sono i libri più utili se uno cerca di studiare questa diversità linguistica a livello più profondo? Beh, ci sono 5-6 libri, 5-6 testi di dialettologia italiana. Se voi cercate su internet, no? Dialettologia italiana o sociolinguistica italiana, trovate per esempio molti libri. Uno scritto molto bene è di Fiorenzo Toso e appunto parla di tutte le minoranze linguistiche italiane ed è pubblicato dal Mulino. Poi se volete dopo vi do dati più precisi o per email ve li mando. Aspetta, qui non ho l'iPhone, ok. Poi il greco, che ne dici? Allora, il greco, ne abbiamo parlato, è il greco che però appunto nell'Italia del Sud viene nominato grecanico o greco, che appunto è parlato nelle aree estreme del meridione italiano, quindi Salento, che è la parte sud della Puglia, e Aspromonte, e non si sa se deriva dalla Magna Grecia o se deriva dall'epoca bizantina, c'è un conflitto tra i linguisti, però tutti i dialetti di quelle aree, anche quelli romanzi, sono influenzati dal greco. Però in alcune zone si è mantenuto proprio il greco, un greco un po' diverso dal neogreco che si parla oggi in Grecia, chiaramente, no? Però è intercomprensibile, diciamo. Sì? Ah, non la conoscevo. Ah, l'ultima domanda. Questo dice anche un consiglio. Se qualcuno è interessato, su Netflix c'è un film in lingua calabrese, bene, si chiama Lo Spietato. Quindi questo, grazie dell'informazione. Ci sono molti film, potete cercare cinema italiano e dialetti, ci sono molti film, c'è L'albero degli zoccoli di Ermanno Olmi parlato in lombardo, c'è l'uomo che verrà di Giorgio Diritti ambientato in Romagna parlato in romagnolo. Scusa che ogni volta sì, l'ultima domanda? No, ce n'è ancora uno, ho visto. Ci sono stime sul numero di italiani che non sono dialettofoni. Allora, quelli che parlano solo italiano, ci sono dei dati, li potete trovare su internet, dell'Istat, ma sono ancora una minoranza. Cioè, chi parla solo, almeno 10 anni fa, erano solo una minoranza. Ora, mano a mano, aumentano, perché le nuove generazioni, piano piano, parlano sempre meno dialetto. Ok, benissimo. Poi se qualcuno vuole approfondire, possiamo parlarne anche dopo. Grazie a tutti.